Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Il mio nome è Rossella Pani, io mi definisco una coach energetica perché aiuto le persone a cambiare frequenza per raggiungere più allineamento con la propria anima. E per fare questo utilizzo una tecnica molto potente che si chiama Logos Healing, ma mi occupo anche di facilitare la guarigione energetica con le nuove frequenze e mi occupo anche di fare delle letture angeliche. Le faccio quelle settimanali, c'è chi mi segue sul canale YouTube, ma faccio anche delle letture angeliche come connessione diretta o con l'utilizzo di carte, anche nel come dire, privatamente, va bene, e insegno anche come imparare a connettersi con gli angeli e come imparare a connettersi con la nuova energia di guarigione. Quindi sono tante le cose che faccio. Diciamo che ho utilizzato questi strumenti in primis per allineare me stessa alla mia anima, allo scopo divino della mia anima, e piano piano ho acquisito e sto continuando ad acquisire la maestria per poi trasmettere questi insegnamenti alle altre persone. Diciamo, per chi mi conosce, il mio percorso è un percorso iniziato già da quando sono nata, come tutti noi, quando noi andiamo a riconnettere la nostra vita col passato, ci rendiamo conto che c'era un disegno a qualche livello preciso, e io il risveglio dell'anima l'ho vissuto nel 2009. Proprio perché la mia anima a un certo punto mi ha raddrizzato nel percorso, nella via che stavo percorrendo, per darmi un'accelerazione nel processo di evoluzione. Questo poi mi ha portato comunque a studiare tanto, non solo nella crescita personale, ma soprattutto spirituale. Quanto mi occupo di crescita personale già dal 2003, però la strada di diciamo il percorso di riallineamento all'anima è iniziato nel 2009 con una grande accelerazione da parte del mio sé superiore. C'è stata anche una forzatura in un certo senso, perché io percorressi una certa via non solo di crescita spirituale, ma proprio di riallineamento all'amore. Ma perché dico tutto questo? Perché per parlare di lettura angelica ci vuole un grande discernimento, no? Io ho iniziato con la lettura delle carte già dal 2010-12. Ho iniziato a studiare gli angeli, ho studiato con grandi maestri come Doreen Virtue, ma sono andata a sentire anche Isabel von Falluage, Eric Queen, quelli che erano un attimino i personaggi sensitivi un pochino più conosciuti, ma che mi vibravano, che mi risuonavano di più, ok? E quindi ho imparato tanto da loro, ho imparato tante cose, ho fatto dei corsi, dei seminari con Doreen, però poi diciamo che il mio sentire mi ha guidato a delineare meglio il mio percorso, il mio cammino, creando un lavoro tutto mio nel rispetto della mia sensibilità in primis. Quindi ancora io non facevo questo come servizio per gli altri, ma era più un discorso mio, di mia connessione personale, un grande discernimento anche su quello che sono gli angeli, non sono gli angeli, ma in questo ne parlo in altri video. Diciamo che la guida più luminosa che mi ha spiegato delle cose, mi ha aiutato a capire cos'era più nell'amore e cos'era l'ego e lasciare andare l'ego per allinearsi all'amore, e quindi applicare tutti questi insegnamenti anche nella lettura angelica. Ecco, questo grande maestro che mi ha insegnato queste cose è stato proprio l'Arcangelo Michele. Chi mi conosce sa che io ho trasceso tutti gli altri angeli della New Age, o gli angeli comunque conosciuti dai molti, per affidarmi solo a lui. Lui nel 2016, già dal 2016, mi disse: affidati solo a me, io ti mostrerò la via maestra dell'amore. Ma io comunque continuavo a lavorare anche con altri angeli. Alla fine
fine io decisi di lasciare tutto e affidarmi a questa voce che era nella voce del coro, era la voce che più brillava, che più mi illuminava, che più mi aiutava a prendere consapevolezza. Diciamo che in tutti questi anni sono stati tanti test da parte della mia anima per cercare, diciamo che per sintetizzare, ho sempre cercato di fare un lavoro in linea all'amore. L'ho sempre fatto con grande intenzione pura di amore, però è anche vero che è normale che la Rossella di 8 anni fa è diversa, era diversa rispetto alla Rossella di oggi, in quanto la Rossella di oggi ha più esperienza, ha a che vedere con tante persone, lavoro con tante persone, ho aiutato me stessa, aiuto me stessa e porto i messaggi dell'Arcangelo Michele e degli angeli che operano in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele. Quindi quello che voi sentirete ora in riguardo alla lettura angelica è la lettura angelica strutturata da Rossella, quindi non posso pretendere che tutti coloro che fanno le letture angeliche lavorino come me, ok? Ripeto, sono stata da grandi maestri spirituali, ma che diciamo erano i massimi esponenti degli angeli all'epoca, ma ho ricevuto anche tante letture angeliche e da lì ho iniziato a capire quando proprio sentivo dentro di me quando il messaggio era ispirato, quando il messaggio era vero anche se era forte, e quando il messaggio era un po' egoico. Ecco, una cosa molto importante durante una lettura angelica è quella di uscire dall'ego. Quindi il canale che porta i messaggi, sia attraverso l'utilizzo delle carte che attraverso una lettura angelica, una canalizzazione, chiamatela come volete, io la chiamo connessione diretta, è importante che il canale abbia una grande pulizia ed è importante trascendere l'ego. Quindi è veramente, da parte del canale ci vuole un lavoro spirituale altissimo e vi posso garantire che ci sono persone con dei poteri spirituali molto alti, quindi col dono della chiaroveggenza, della chiarosenzienza e così via, che però non puliscono il loro canale. Quindi vi possono essere intromissioni egoiche e quando non si protegge il canale vi possono essere altri tipi di intromissione. Quindi essere una messaggera è una grande responsabilità, ok? Quindi iniziai col tempo ad affidarmi all'Arcangelo Michele, tuttora, cioè io ora veramente mi affido solo ed esclusivamente a lui e a tutti gli angeli della cosiddetta coscienza micaelica, ossia a tutti quegli angeli, esseri di luce, maestri, esseri spirituali che nel mondo invisibile operano in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele, cioè al capo della schiera angelica io mi rivolgo a lui. E poi se io ho bisogno di consigli su un argomento piuttosto che un altro, poi lui delega, capite? Ma sempre nella linea di Michele. E questo mi ha aperto un universo nuovo. Lui, ripeto, io ricevevo messaggi da tanti esseri, ma la voce più vera, la voce più pura, la voce più pulita era sempre quella dell'Arcangelo Michele e degli angeli che operano con Michele. Quindi vi spiego cos'è una lettura angelica, tagliando corto, però era giusto fare questa introduzione. Scusate, ho il cagnolino, vieni qui, vieni da bravo, vieni. Vieni, vuole le attenzioni, scusate, però fa parte del programma. Cosa volevo dire? Allora, una lettura angelica è si tratta di messaggi, ok? Parliamo di lettura angelica come connessione diretta. Io invito sempre le persone che si rivolgono a me di leggere il post che ho messo sul mio sito internet dove spiego sinteticamente cos'è una lettura angelica e ora sto cercando di spiegarlo qui. La lettura angelica si tratta di rispondere ad alcune domande. È anche vero che l'Arcangelo Michele dà sempre un messaggio introduttivo prima della lettura,
oppure durante la risposta alle domande che la persona mi pone, vengono dati sempre messaggi aggiuntivi, cioè i messaggi che servono a te in questo momento. È anche vero che alle volte si pongono delle domande e le risposte magari non sono come noi ce le aspettiamo, come vorremmo che fossero, ma ci fanno, diciamo, ci aiutano, ci illuminano, perché facciamo più chiarezza dentro di noi, va bene? Quindi la lettura angelica deve essere uno strumento per, come dire, per capire meglio il momento presente che stiamo vivendo, come risolvere eventualmente delle situazioni legate al passato, quindi uscire dal passato, guarire dal passato per creare un futuro migliore, ok? Perché tutto è connesso, il tempo non esiste, presente, passato, futuro a qualche livello sono sempre connessi, però Michele si concentra sempre nel momento presente, nell'energia presente, perché se la mia energia presente è legata a un passato, magari anche di dolore, se io non taglio le corde col passato, è anche vero che io rischio di creare un futuro doloroso, ok? Quindi Michele dà proprio dei consigli per guarire noi stessi. Fondamentalmente la lettura angelica è uno strumento potentissimo di guarigione. Quindi deve essere fatta con grande integrità, con grande allineamento e con grandi principi. Capite cosa sto cercando di dire? Quindi la persona che riceve i messaggi si illumina. Ho sempre avuto esperienze di questo tipo, persone che quando arrivano a me sono chiamate dall'Arcangelo Michele. E a qualche livello ho anche selezionato un certo tipo di clientela. Perché? Perché molte persone continuano a imporre domande molto egoiche, ok? Domande molto egoiche, e io stessa in passato facevo questo errore, sia con le carte che con scrittura ispirata, perché all'inizio praticavo molto la scrittura ispirata, che non è la scrittura automatica. La scrittura ispirata è la scrittura che arriva dal cuore attraverso sempre gli angeli, l'Arcangelo Michele. È normale che se io faccio domande egoiche, se io non ho capito, non ho un grande discernimento, riceverò risposte egoiche. Da parte mia non rispondo a domande egoiche, quindi aiuto la persona a capire il punto della situazione, magari a porre una domanda un pochino più allineata all'amore, in quanto vorrei precisare questo: gli angeli di Dio, gli angeli dell'amore rispondono solo a domande di amore e non all'ego, non si abbasseranno mai all'ego. Siamo noi che dobbiamo innalzarci, siamo noi che dobbiamo elevarci all'amore di Dio e degli angeli. Gli angeli non sono geni, gli angeli ci possono aiutare ad avere intuizioni, a capire qual è la nostra strada che ci può portare anche abbondanza, gioia, relazioni positive, questo sì. Gli angeli ci possono aiutare a metterci in guardia da tutto ciò che non è amore. E succede molto spesso che le persone che si rivolgono a me attraverso la lettura hanno delle conferme attraverso le risposte dell'Arcangelo Michele, perché magari hanno confusione e non riescono a discernere tra ciò che dice il cuore, l'anima, e ciò che dice la mente razionale, che blocca, che ha paura, che vuole ostacolare, che vuole razionalizzare tutto, laddove alle volte proprio non c'è da razionalizzare niente e dobbiamo seguire il nostro istinto, istinto divino, l'istinto dell'anima, il nostro sentire, ok? Diciamo che il dono che ho più sviluppato è il dono della chiarosenzienza, quindi anche a livello di sentire ho già le risposte, ma mi affido sempre all'Arcangelo Michele e sono sempre in linea al mio sentire. Io sono sempre stata molto sensibile fin da ragazzina, purtroppo non mi fidavo di me, del mio sentire. Ecco che poi il buon Dio ha voluto che io sviluppassi questo sentire all'ennesima potenza affinché mi raddrizzassi un po' nel cammino e imparassi a riconoscere il sentire, avere fiducia del sentire, e diciamo che poi questo è diventato anche
un grande lavoro su me stessa e insegno agli altri a fare lo stesso, ok? La cosa meravigliosa in teoria sarebbe quella di sviluppare queste capacità, una lettura angelica. Io non ho persone che tornano da me tutti i mesi, per niente. A me piace rendere le persone autonome e libere. Può succedere che le persone tornano da me per imparare a connettersi, per imparare a riconoscere la guida divina, perché ce l'abbiamo tutti, ci appartiene per diritto di nascita, ma è fondamentale trascendere l'ego, anime infinite. Quanti di voi si rivolgono a persone molto potenti psichicamente, ma che peccano di ego? E purtroppo tutti possiamo peccare di ego, ok? Io stessa. Per questo faccio un grande lavoro di riallineamento e di trascesa dell'ego con chi? Con l'Arcangelo Michele, che non fa altro che pulirmi energeticamente, che liberarmi dal giudizio. Per fare questo lavoro è fondamentale uscire dall'ego e non giudicare né me stessi né gli altri, va bene? E quando le intenzioni sono pure di amore, e quando le intenzioni, parole, azioni sono allineate all'amore come un laser, e quindi ricevi solo connessione diretta con esseri elevati, a cui a capo c'è l'Arcangelo Michele. Ok, e che dire, parliamo di previsione del futuro. Questo io ci tengo a dirlo. Io spero che le persone che faranno prossimamente delle letture angeliche con me, o si iscriveranno ai miei corsi e seminari, o che vorranno ricevere risposte dalle connessioni dirette che facciamo con Alberto, comprendano questo. A me è capitato tantissimo di avere previsioni del futuro attraverso soprattutto i sogni. Dei sogni premonitori o dei sogni che mi fanno capire delle cose sulle mie emozioni, sulle cose che devo risolvere spiritualmente. Ad esempio, alle volte l'Arcangelo Michele mi fa capire che devo perdonare, che mi devo staccare dal passato, che devo pregare per una persona o più persone. Alle volte mi dice quando ci sono degli attacchi potenti dalle forze oscure, quindi mi invita alla preghiera, quando devo stare in guardia, cioè l'Arcangelo Michele. E poi vorrei precisare che chi fa la protezione con l'Arcangelo Michele, chi ha questi doni spirituali, però magari entra nella paura, non sa come spiegarselo, non sa discernere, ecco, lavorare con l'Arcangelo Michele aiuta a pulire il canale e ci aiuta a essere più radicati, più centrati, più in equilibrio, e anche a discernere, a comprendere i messaggi che ci arrivano. Per quanto riguarda i messaggi futuristici, sono messaggi che ci arrivano, non siamo noi a chiederlo, arrivano. Alle volte, quando neanche ce lo aspettiamo, ci arrivano perché ci devono arrivare. Quindi io vi dico la verità, io non leggo il futuro né con le carte né con i messaggi, però succede che alle volte nel messaggio che arriva poi effettivamente delle cose si presentano. Ma perché? Perché l'energia del presente manifesta il mio futuro. Cioè, se io sto vibrando a una certa frequenza e sto agendo nella direzione dell'anima, si manifestano i progetti dell'anima, ok? Quindi non previsioni futuristiche, ma l'energia del presente è questa. Quindi quando tutto va bene in allineamento all'amore e all'anima è perfetto. Quando invece vibriamo a una frequenza di dolore, di sofferenza, di paura, ecco che Michele interviene e dice: guarda che devi intervenire nella tua energia in questo momento, devi proteggerti, devi guarire, devi perdonare, se no rischi. Ma non è che sono previsioni future negative, no, è che se tu continui così rischi di farti del male. Ecco, tutto qua è tutto molto amorevole, molto veritiero, molto concreto e molto reale. La lettura angelica è questa, perché lo scopo dell'Arcangelo Michele è quello di aiutare gli operatori di luce, ma comunque tutte le anime pronte per il risveglio, a riallinearsi alla strada dell'amore ricevuta dall'Arcangelo Michele. Quindi io quello che faccio lo faccio con massima fiducia, anche perché l'Arcangelo Michele non solo ha guarito e sta guarendo la mia vita, ma sta guarendo la vita di centinaia e migliaia di persone. E non parlo di letture angeliche, basta solo pensare alle preghiere che sono state scritte da me attraverso l'Arcangelo Michele: la preghiera di liberazione, la preghiera di protezione della casa e degli ambienti, la preghiera di protezione psichica giornaliera, le meditazioni di radicamento, cioè quando ci si affida veramente all'amore. E poi è la frequenza, non è tanto quello
Che dici, ma è come lo dici e come trasmetti una certa energia alle altre persone. Quando una persona cerca verità, saggezza, integrità, per frequenza viene messa nella tua strada, nel tuo cammino, ok? Quindi assolutamente il mio lavoro di letture angeliche è un lavoro di protezione, di liberazione, di radicamento, di centratura. Si lavora per essere un canale pulito, uscendo dall'ego, dal giudizio. Farò altri video dove spiegherò, anzi farò proprio dei corsi, webinar online che potrete scaricare, dove spiegherò proprio il gioco dell'ego. L'ego è il gancio per le forze che vogliono deviarci dal nostro cammino, capite? E purtroppo i canali, nonostante in buona fede, nonostante persone buone, alle volte cadono nell'ego, come è successo a me. Io lì però dagli errori mi sono riallineata, ho capito che ci vuole tanta protezione, ho capito che non si gioca col destino degli altri. Ripeto, quando c'è un messaggio importante sul futuro, il messaggio arriva spontaneamente, non si forza la mano, va bene? È importante quindi non solo ricevere dei messaggi, quindi da parte del canale è importante essere un canale pulito, da parte del ricevente è importante porre domande di amore, o meglio, cos'è per il mio massimo bene? Ok, un esempio, questa relazione è per il mio massimo bene? Questo lavoro è per il mio massimo bene? Capite? Domande allineate. Poi molto spesso Michele porta anche messaggi riguardo allo scopo della vita, se tu sei pronto per vedere quel pezzettino di destino in allineamento al tuo scopo divino, perché comunque se qualcuno mi avesse detto 15 anni fa che io avrei fatto quello che faccio, non ci avrei mai creduto. Vorrei anche concludere un'altra cosa. Io leggo anche le carte, magari più avanti farò dei mazzi miei. Per il momento utilizzo le carte di altri canali, va bene? Queste sono di Dorin Virtù, anche se Dorin Virtù oggi non opera più, però in italiano ce le abbiamo ancora. Sono le carte delle fate, guarire con le fate di My Life. Lo devo noi. Io trovo queste carte come degli strumenti molto belli. Qua non vedete nomi di angeli, qua ci si rivolge al regno angelico delle fate. Le fate, a differenza degli angeli di Michele, hanno un ego come noi, però sono molto connessi alla madre terra. E quando io mi rivolgo a Michele, Michele mi fa parlare solo con esseri elementali, quindi le fate, che però sono in allineamento a Michele, perché nella natura ci sono, come gli esseri umani, anche le fatine egoiche. E questo ci vuole consapevolezza. Nella terra tutto è duale. E quindi c'è proprio un discorso di allineamento, cioè a chi mi rivolgo io? Io mi rivolgo a Michele. Prima di leggere le carte, purtroppo sono demonizzate da chi segue magari una religione o da chi segue, che è ancora un po' all'antica. Però perché? Perché molte persone attraverso le carte hanno avuto anche esperienze negative, perché magari gli sono state predette delle cose, magari non si sono avverate. Lo stesso vale con le letture angeliche. Io ricordo di aver fatto delle letture angeliche da un canale super potente, non vi dirò chi, e lui quando era in allineamento, eravamo in uno spazio protetto, mi aveva detto le cose giuste, che quel lavoro non era per me, io avevo un mal di schiena pazzesco, quindi dovevo lasciare quel lavoro e quell'uomo mi è stato di grandissimo aiuto. Poi però, quando ho ripetuto una lettura con questo canale, praticamente noi ci trovavamo in una stanza e poi ci hanno sbattuto dalla stanza, ci hanno portato in una stanza dove c'era il telefono che squillava, quindi un caos energetico, e questo mi ha letto il futuro e mi ha detto tra 6 mesi ti sposi. Io me l'ho guardato, la mia energia ha fatto così, vuh. Non ero nemmeno fidanzata, sapevo che non era verità. E quindi lui non era cattivo, era una persona anche molto psichica, molto connessa, ma c'erano delle interferenze. Ripeto, ecco perché la protezione. Quindi nelle carte c'è un sacco di gente che legge le carte, sono persone molto psichiche, ripeto, che hanno il dono alla chiaroveggenza, la chiaroudienza, la chiaroveggenza, bla bla bla, però non si proteggono. E io non le giudico, io vi sto solo dicendo che Michele mi ha spiegato come far sì che anche lo strumento delle carte risponda a verità.
Io non forzo le carte, non voglio a tutti i costi che mi diano la risposta che voglio io. Io chiedo cos'è per il mio massimo bene, quando le mie intenzioni sono pure, quando io purifico le carte, quando io prego, quando io entro in uno spazio sacro, armonico e protetto, le risposte arrivano, ok? Quindi questo è il lavoro di letture angeliche, con carte o come connessione diretta. Questo per chiarificarvi, per aiutarvi a capire cos'è una lettura angelica fatta da me personalmente e quello che io insegno nei miei corsi, ok? Va bene, quindi la mia associazione, Associazione Culturale Connessioni Angeliche, organizza anche dei corsi dal vivo, se Dio vuole adesso che riprenderemo a spostarci, a muoverci, speriamo bene, preghiamo per l'umanità finché questo avvenga, provvisoriamente, eventualmente c'è il corso online scaricabile dove ci sono tutti gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, oppure ci sono i webinar che io tengo dal vivo. Abbiamo tenuto 2 settimane fa un webinar meraviglioso e faremo il, come si dice, il nuovo webinar. Adesso bisogna vedere se marzo o aprile va bene. Ogni 2 mesi farò un webinar. Quando riprenderemo dal vivo, faremo i seminari dal vivo in tutte le città d'Italia. Se volete ospitare me e la mia associazione, a me Alberto, per tenere i corsi nella vostra città, con un minimo di 10 partecipanti, noi teniamo questi corsi, va bene? Ci sono anche delle mie allieve che mi aiuteranno nei seminari, però, ripeto, non è aperto a tutti, anime infinite. E questo ci tengo a dirvelo, nel senso che è aperto a chi si affida all'Arcangelo Michele, perché ci vuole una certa selezione energetica, come ho dovuto selezionare certi esseri, e quindi affidandomi solo a Michele, anche nel piano della Terra, io non posso accettare nei miei corsi chi canalizza certi esseri, e non faccio nomi. Mi dispiace, ma perché ho visto nei miei seminari inquinare le frequenze. È una mia esperienza, non c'è giudizio, però ci sono esseri che non sono in nome dell'amore, mi dispiace, o che ancora non hanno fatto una scelta di amore e non si sono affidati all'unicità dell'amore come è l'Arcangelo Michele. E questo è, diciamo, questo è un periodo talmente potente per l'umanità, perché tante anime da zero si stanno ritrovando a canalizzare, a ricevere i messaggi, sono un po' confusi, vanno su internet, prendono un po' a destra, un po' a sinistra. Ragazzi, qua ci siamo passati tutti e ci stiamo passando tutti, va bene? Poi però arriviamo a un certo punto che non vuoi mollare il percorso spirituale perché sai che quella è la chiamata della tua anima, però è come per dire: io ho un dono, la chiaroveggenza, è una Ferrari. Ok, da chi vado ad imparare a guidarla? E questa è la tua scelta. Io dopo 10 lunghi anni di esperienza, perché veramente ho imparato da esperienze più o meno dolorose, quindi ho ricevuto tante soddisfazioni, ma allo stesso tempo ho dovuto imparare anche da esperienze poco piacevoli, quindi le interferenze, le persone egoiche, il giudizio, bla 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 bla, mi sono affidata completamente all'Arcangelo Michele. Quindi se la via dell'Arcangelo Michele senti essere compatibile con te, io credo che questa via ti possa aiutare nel tuo percorso, nel tuo cammino, per imparare magari tu stesso o tu stessa a connetterti, ad avere chiarezza nei messaggi, e grande discernimento all'inizio. È un processo in atto, è un apprendistato, stai imparando a riconnetterti con chi? Con te. Michele non è altro che gli angeli, i veri angeli di Dio, sono intermediari tra la tua parte umana e la tua parte divina, trascendendo l'ego. Perché quello che separa te da Dio è l'ego, anima infinita. Scusate, io vorrei aggiungere un'ultima cosa, e questo credo che sia veramente importante. Mi raccomando, se vi dovesse capitare di avere a che fare con persone con poteri spirituali molto alti, alti non vuol dire elevati, alti nel senso che hanno dei doni, delle percezioni molto grandi rispetto alla media degli esseri umani, in quel senso, vi prego di non affidarvi a chi vi entra dentro, a chi invade il vostro spazio personale, a chi vi legge senza il vostro permesso.
purtroppo nel mondo spirituale c'è anche questo, c'è chi vuole sapere, chi vuole conoscere, chi vuole, ok? Quando io faccio una lettura angelica e si fanno domande sulle altre persone, nella preghiera io chiedo sempre il permesso al sé superiore o all'anima di quella persona. Non vado a indagare su quella persona. Ripeto, le domande devono essere in allineamento all'amore, non per soddisfare il mio ego. Cioè, se uno mi dice, ah, io vorrei sapere cosa sta facendo questa persona, non ha senso, capite? Però, anime infinite, ci sono persone che utilizzano i propri doni anche seguendo l'ego, va bene? Quindi non aprite la vostra anima a chi invade il vostro spazio personale, perché è una forma di lettura invasiva. Per quello che io chiamo la lettura angelica connessione diretta, io non vado a invadere nessuno, non mi permetto, mi succede, può succedere che, essendo io così sensibile, sensitiva, dite come volete, posso avvertire un malessere di una persona e magari posso dare dei consigli per aiutarla. Però da quando io lavoro con la protezione dell'Arcangelo Michele, se io esco con una persona e non gli può interessare di me, non vuole sapere, cioè posso vivere con quella persona, io mi rendo conto se quella persona è per me o non è per me. Se quella persona è per me e non vuole una lettura angelica, non vuole che io gli porti i messaggi dell'Arcangelo Michele, io non glieli do, capite? Gli posso dare dei consigli, sempre in allineamento all'Arcangelo Michele, assolutamente, ma non vado a entrare. Ci vuole se ci sono dei messaggi per la persona si danno, ma non violo lo spazio personale. La protezione psichica è proprio lo strumento che permette a noi canali di essere protetti dalle energie degli altri, perché anche le persone che vogliono ricevere i messaggi alle volte sono invasivi. Quindi ci vuole uno spazio di rispetto, una certa distanza energetica che non ha niente a che vedere con le connessioni di luce e di amore, ok? La preghiera di protezione serve per tagliare le corde egoiche e per dare la possibilità di entrare in empatia, in connessione nella frequenza della luce e dell'amore. Quindi lettura angelica non significa invadere l'altra persona, ok? Bene, vi ringrazio, vi saluto, un abbraccio, a presto.